Con grande successo si è conclusa la nona edizione della manifestazione motoristica della cittadina di Siderno, Tuning Evolution Show Alessio La Rosa, il noto evento che porta il nome della giovane vittima del tragico incidente avvenuto nel 2008. Con grande soddisfazione degli organizzatori, quali familiari e amici di Alessio, la manifestazione ha potuto vantare della numerosa presenza dei visitatori provenienti anche da altre regioni come la Puglia. Un'occasione per poter ribadire quanto la sicurezza stradale sia importante e vitale nella nostra realtà. Durante la giornata anche uno staff medico di Bari che ha effettuato oltre 50 visite cardiache gratuite. Tantissimi partecipanti, tantissime auto presenti, siamo riusciti a passare oltre le 240 auto, abbiamo addirittura auto provenienti dalla Puglia, per essere più precisi da Mandoria, abbiamo anche degli amici venuti dalla Sicilia. Che dire, siamo molto soddisfatti per questa manifestazione, ormai rappresenta un punto forte per tutto il sud Italia e per tutto l'ambito motoristico e tutto il panorama motoristico, uno degli eventi più importanti. E ci tenevo a ringraziare prima di tutto Telemia, che come ogni anno è presente con le telecamere per presentare al meglio e dimostrare a tutti quello che facciamo. Infatti volevo ricordare che la manifestazione praticamente è organizzata in memoria di Alessio La Rosa, mio fratello purtroppo è venuto a mancare in un incidente stradale nel lontano 2008. L'evento è organizzato per sostenere e sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza stradale, quindi cosa vogliamo dire noi ai giovani, anche ai meno giovani? Divertitevi quando ci sono questi eventi che si organizzano in sicurezza, dove tutto è fatto, diciamo, tutto è organizzato al meglio per garantire la sicurezza e per garantire il divertimento di chi ha la passione per l'automobile. Quindi non correte sulle strade, correte dove si può correre, correte sulle piste, correte, andate a farvi un giro con il go-kart quando volete correre, ma non correte sulle strade. Sulle strade, cintura e attenzione soprattutto, e andate piano. Ci tengo a dare un piccolo ricordino, giusto una piccola targhetta, il ricordo più che altro, è in segno di gratitudine. Grazie. Grazie Antonio, grazie a tutta l'organizzazione di questa splendida manifestazione. Io ringrazio l'amico Antonio e sottolineavo prima che accolgo con doppio piacere questo pensiero. In primis appunto per il ricordo di un grandissimo amico che per me rimane sempre vivo e lo è sempre di più anche grazie a questo evento. E in secondo luogo perché mi onora di essere in primis amico di Antonio La Rosa e della sua famiglia, ancora prima che essere un consigliere comunale di questa città. Auspico che questa manifestazione possa durare in eterno per portare appunto in eterno il ricordo di Alessio La Rosa e di tutte le vittime purtroppo della strada. Sottolineo il messaggio virtuoso legato appunto all'organizzazione di questa manifestazione, che come diceva l'amico Antonio è quello di sensibilizzare i tanti giovani appunto all'attenzione da mettere sulla strada. Giovani si è una volta sola, a volte si esagera con i comportamenti e grazie anche a questo tipo di manifestazione, al messaggio che da queste ne derivano, che si riescano ad educare tanti, tanti giovani. Un ringraziamento particolare anche allo staff medico di Villa Antea Hospital di Bari che sono stati qui con noi fino alle 6 circa con una clinica mobile, praticamente hanno effettuato oltre 50 visite cardiache completamente gratuite e offerte a tutti i visitatori della manifestazione, quindi oltre diciamo alla passione per i motori cerchiamo di fare anche qualcosa per il sociale, cercando di aiutare anche chi magari può avere un problema o comunque cercando di essere presenti anche nel sociale. E quindi un ringraziamento particolare anche a Villa Antea Hospital e al professor Speziale e all'amico Giuseppe Montleone che ci tengono sempre a partecipare alla manifestazione, anche loro vengono direttamente da Bari.